Siete stati davvero bravi in questa presentazione di Amelio Rosselli, perché la sua competenza musicale, bisogna per forza partire da lì. E Amelia Rosselli non è che si interessava di musica, ha fatto studi serissimi di musica, a parte che aveva già da ragazzina imparato il violino e il pianoforte, ma è una che veniva invitata a, tra i pochi selezionati che potevano partecipare ai corsi di Darmstadt, dove era seguita da Luigi Nono, da Maderna. E lei ha fatto non solo studi di pianoforte o di violino, ma studi di composizione, ed era arrivata anche a progettare dei particolari strumenti per il centro elettronico che già era nato a Milano negli anni 60. Ed era una grande vocalista, e se n'era ben accorto Carmelo Bene, con cui lei nei teatri recitava il Pinocchio con Carmelo Bene. Allora non si può non partire, parlando di questa poetessa, dalle sue competenze musicali serissime, a cui lei teneva molto, perché poi si interessava di etnomusicologia e anche delle musiche primitive, delle musiche orientali, accanto alla conoscenza degli esercizi di Bella Bartok e quant'altro, seria su questa competenza. Voi avete fatto, immediatamente collegato con questo, avete fatto in tre lingue questo testo, letto molto bene peraltro, e questo è l'altro elemento, è una poetessa di tre lingue, è una poetessa che inizia a scrivere in tre lingue, le sue prime scritture, il diario in tre lingue viene pubblicato molto più tardi, ma già le sue prime cose sono in tre lingue. E non so, qua ci sono tutti esperti di poesia, avrete notato chi era in quei testi, c'era l'usura e quindi c'era Pound, e poi c'era una visionarietà alla Rimbaud, e questi erano i suoi poeti, erano quelli di cui era già competente giovane. E allora vengo al punto da cui volevo partire prima di assistere assieme a voi a questa cosa, e cioè interrogarci assieme. Vi chiedo proprio, parlava Enzo Campi, ci richiamava l'attenzione, c'è un punto che secondo me va approfondito. Perché Amelia Rosselli non voleva essere definita apolide? Abbiamo tutti preso come per tradizione, non ama che Pasolini la definisca apolide, ma Pasolini deve molto, perché è Pasolini che presenta per la prima volta un gruppo di sue poesie, 24, sul Menabò del 1963, l'accompagna con una notizia, parla dei lapsus in maniera che non piacerà ad Amelia Rosselli, ma è curioso che negli anni, e soprattutto in anni un po' più tardi, Amelia Rosselli si ribelli a questa idea di apolide che usa Pasolini. Non amava essere definita apolide, lei che possiede le tre lingue per ragioni ben precise, lo sappiamo tutti, che cosa è successo ad Amelia Rosselli da bambina. Sappiamo che era a Parigi e che il padre Carlo viene assassinato, che lei ha 6 anni, sta per compiere 7, e a Parigi il padre parlava italiano in casa perché teneva a conservare la lingua italiana, sua madre era inglese, e lei andava ai primi corsi di scuola elementare o asilo, dove parlavano francese. Dunque le tre lingue sono connaturali, la lingua materna per lei è la lingua inglese, perché sua madre è inglese. Fa fatica ad arrivare a imparare l'italiano come sua lingua, e dunque si dovrebbe sentire apolide. Perché non vuole sentirsi apolide? Perché non vuole essere definita apolide, ma essere definita rifugiata? Chiediamocelo,
non ce l'ho ancora la risposta, ma un po' di risposte sì ce l'ho. Perché essere definita apolide poteva lasciarla in un limbo, beh, tanto sfortunata, è nata così, e fa fatica a trovarsi perché si sente deterritorializzata a vita, terremotata a vita, travagliata a vita, perché ha avuto questa vicenda di un'infanzia spezzata dalla morte del padre e poi da lì subito in Inghilterra, in America, e poi viene in Italia solo quando ha 18-19 anni e fatica a imparare l'italiano per la scrittura letteraria. Una volta mi è capitato, anche grazie all'aiuto di Francesco Carbonin, che era stato a Viterbo, di rintracciare un'antologia in cui lei, leggendo le poesie di D'Annunzio, se le commentava, prendeva D'Annunzio come lessico e scriveva odorate, e vicino scriveva quello che il vocabolario le diceva, aulenti, e scriveva la traduzione, impara l'italiano per la poesia leggendo i poeti, e arriva quindi con, non come lingua parlata a lei l'italiano, e dunque dovrebbe sentirsi apolide, una senza patria, e si sentirà sempre una poetessa e una donna in fuga, e una donna senza un luogo in cui consistere. Ma è poco per lei essere definita apolide, non le va bene essere definita apolide. Dunque, lo sapete, la definizione esatta di Pasolini era un'apolide dalle grandi tradizioni familiari di Cosmopolis. No, non le piace, e secondo me questo induce proprio a riflettere. Ci sta dentro anche il titolo Tra passione e sovversione, a cui vi voglio un po' alla volta portare, non parlerò molto, che non sono mai abituata a parlare molto. L'altro punto, nella ricezione critica della Rosselli, perché ci sono sempre delle difficoltà presso i nostri critici a recepire la Rosselli, fate conto che non è in quasi nessuna antologia di quelle importanti, no? Rimane fuori, rimane quando Mengaldo la accoglie, dunque parla di, dice che la sua poesia, che sta tra la tradizione anglosassone e il surrealismo francese, l'origine di questa poesia è vistosamente deviante. Che vuol dire deviante? Deviante da che cosa? Deviante da una tradizione a cui siamo più abituati, deviante da un uso della grammatica e della sintassi a cui siamo abituati, deviante dal rispetto dei generi, dal rispetto da certo conformismo. È deviante, non c'è dubbio, ed è più che dire che apolide, dire che è deviante, ma non è ancora sufficiente, perché è Zanzotto ad arrivare a dire più a fondo in cosa consiste l'essere devianti di Amelia Rosselli, forse perché è uno che patisce la vita così come l'ha patita, pativa la vita come l'ha patita Amelia Rosselli. Voi sapete che Zanzotto è andato più volte in analisi.